Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Nella Bibbia troviamo, tra le altre, queste parole di Dio. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Dio è giusto, ma proprio perché è Dio è anche molto più che giusto. È generoso, è longanime, è misericordioso. Chi pensasse, io mi comporto bene, quindi Dio deve ricompensarmi, ragiona un po' da ragioniere, da contabile, più che da figlio, da cristiano. E se qualcuno, per una cattiva educazione ricevuta, non fosse in grado di comportarsi bene, forse che Dio dovrebbe condannarlo? Mi riferisco alla parabola della prossima domenica, in cui si racconta di un padrone che dà il giusto salario a operai che hanno lavorato tutto il giorno, ma ricompensa nella stessa misura anche quelli che hanno lavorato un'ora soltanto alla fine della giornata. Vuole essere generoso verso gli ultimi, oltre che giusto verso i primi. A scribi e farisei, che pensavano di accampare molti diritti davanti a Dio, questa logica non andava giù. Preferivano un Dio solo padrone, invece che un Dio giusto, sì, ma anche padre, comprensivo e generoso. La stirpe dei farisei però non si è mai estinta. Ci sono credenti cristiani che al posto del cuore hanno una calcolatrice. E quando si tratta di Dio, amano sentir parlare di giustizia più che di generosità e di misericordia. Perché? Come mai? La distanza, la lontananza da Dio. Ecco il motivo. Non basta calcare le soglie delle chiese per superarla. San Paolo in questa prossima domenica afferma: per me il vivere è Cristo. Non è solo questione di una crocetta al collo o di un'ostia, seppure consacrata, presa al volo di tanto in tanto. Cristo per me è il vivere. Nemmeno un giorno posso trascorrere senza pensare a Lui. Non c'è situazione, decisione, impegno in cui non mi tornino alla mente le sue parole e io non mi lasci illuminare da Lui. Se per me il vivere è Cristo, anche il morire allora è un guadagno. Sì, perché Cristo è vivo in pienezza ed è quella sua vita che io condivido fin d'ora. Come potrebbe finire con la mia esistenza biologica? Se è vero che Cristo diventa il mio vivere, io potrò davvero essere il suo testimone. I miei gesti, i miei comportamenti, tutto in me lo lascerà trasparire. L'esperienza di Paolo è l'opportunità riservata a ogni discepolo. Cristo sarà davvero glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Allora, ma soltanto allora, capirò qualcosa di Dio. Crederò sì nella sua giustizia, ma amerò soprattutto la sua generosità, la sua misericordia. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.